nostri relatori per la loro disponibilità e i presenti per la loro attenzione. E direi proprio due parole introduttive su questo incontro che si chiama Tavolo della Democrazia, Crisi, Globalizzazione, Democrazia, che vuole essere il primo di tanti incontri organizzati dal Centro Studi di Etica Pubblica della Facoltà di Filosofia, incontri che cominciano appunto oggi con questo lancio e che vorremmo ripetere l'anno prossimo a partire dalla ripresa dell'anno accademico con tutta un'altra serie di appuntamenti che hanno in comune l'idea di analizzare, tematizzare, discutere le grandi questioni dell'attualità a partire e attraverso gli strumenti teorici e filosofici che la nostra facoltà ci mette a disposizione nel corso degli studi. Infatti innanzitutto comincio con l'esortarvi, qualora aveste qualche idea, qualche proposta anche nel corso quindi del prossimo anno, qualcosa da mettere a tema o qualche ricerca da presentare, insomma qualcosa di cui discutere che abbia a che fare con questa idea di base, di contattarci e di farcelo sapere. Comunque, per quanto riguarda appunto questa idea di confrontare queste tematiche di attualità con gli strumenti che abbiamo a disposizione in termini filosofici e teorici, vorremmo riprendere un po' quell'idea di filosofia come pensiero concreto che il professor Cacciari ha sempre un po' cercato di imprimere alla nostra facoltà dal momento della sua fondazione, che il professor Panebianco ha alimentato nel corso dei suoi appunto corsi tenuti qua, apportando il contributo della teoria politica e delle scienze sociali come altri docenti, altri tipi di studi nell'ambito di questo obiettivo di cercare una interdisciplinarietà e di rendere la filosofia concreta. E abbiamo infine oggi il professor Parsi che ci parlerà dei temi che affrontiamo oggi, che sono globalizzazione, crisi e democrazia, a partire dalla sua recente pubblicazione La fine dell'eguaglianza, sperando appunto poi alla fine dei tre interventi di suscitare la vostra curiosità, la vostra attenzione, quindi al termine appunto di questo intervento aspetteremo eventuali vostre domande, eventuali vostri interventi e contiamo di finire verso le 12:15, 12:30, quindi insomma cerchiamo di dare spazio a tutto nell'ambito di a tutto e a tutti nell'ambito di queste due ore. Vorremmo far esordire il professor Panebianco che magari aveva un'introduzione ai rapporti fra economia e democrazia. Ti passo quindi il microfono. Un cavo lunghissimo. Grazie. Grazie a voi. Intanto io sono molto contento di essere qui. Mi fa sempre piacere tornare a San Raffaele. Ci ho passato un periodo molto bello. Quindi ringrazio per l'invito. Allora, democrazia e economia, il tema ovviamente è immenso, e devo cercare di semplificare e spero di non banalizzare. Il sociologo Vilfredo Pareto diceva che una differenza fondamentale tra la scienza e l'ideologia, e lui per scienza in questo caso intendeva soprattutto la scienza sociale, è che la scienza è vera ma inutile, le ideologie sono false ma utili. Ci sono alcune proposizioni, alcuni assunti ideologici che stanno dietro all'idea di democrazia che sono sicuramente utili perché contribuiscono a legittimarla, ma sono anche, se non proprio falsi, certamente non sufficientemente sostenuti dall'esperienza e dall'esperienza di ciascuno di noi. E l'assunto fondamentale che è più discutibile è quello secondo cui la democrazia sarebbe il regime che fa sì che le politiche dei governi siano sempre in sintonia con la volontà delle maggioranze. Questo è spesso non vero per un insieme di ragioni, non per una ragione, ma per tante ragioni concorrenti. Non è che non ci sia un grano di verità, il grano di verità c'è,
i cittadini influenzano le decisioni in modo indiretto. Ma certamente è falsa l'affermazione forte, quella secondo cui le politiche dei governi sarebbero un riflesso della volontà delle maggioranze. Questo non può accadere e non accade per un insieme di ragioni. Ne cito alcune. Intanto il fatto che l'uguaglianza formale tra i cittadini coesiste inevitabilmente, sempre, con rilevanti disuguaglianze sostanziali. I cittadini hanno risorse diverse in termini di reddito, istruzione e così via, e queste diverse risorse danno una diversa capacità di influenza sulla politica, e quindi ci sono gruppi o individui che hanno una maggiore capacità di influenza e altri che ne hanno minore. E ci sono poi differenze che dipendono dallo stesso funzionamento della politica. È quella che Gaetano Mosca chiamava la legge del piccolo numero. I piccoli numeri, le minoranze organizzate, prevalgono sempre sulle maggioranze disorganizzate. Questo spiega perché in tutte le società democratiche o gruppi piccoli con grandi risorse o minoranze intense, cioè quindi gruppi magari con poche risorse economico-finanziarie o di altro tipo, ma con una forte volontà di partecipazione, una forte coesione, riescono a influenzare gli esiti molto di più delle maggioranze disorganizzate e con preferenze non intense. Se c'è una minoranza con una preferenza intensa contro la TAV, è probabile che prevalga su una maggioranza favorevole alla TAV, ma con una preferenze meno intense. Quindi il fatto che minoranze tendano a prevalere è legato a un insieme di disuguaglianze. Ma c'è poi un'altra e fondamentale ragione. La democrazia storica, la democrazia moderna, è stata appesa come a un attaccapanni allo Stato nazionale. Questa tra l'altro è una delle difficoltà che ha di fronte a sé l'integrazione europea. Nessuno di noi sa come può funzionare una democrazia su scala continentale per giunta multilingue, no? E questo è un aspetto che certamente pesa come un macigno e che spiega molte delle difficoltà dell'integrazione, non tutte ma molte. Comunque fino ad oggi abbiamo appeso la democrazia moderna, cioè la democrazia rappresentativa, allo Stato nazionale, e quindi le comunità politiche, le comunità in cui si esprime la cittadinanza, sono comunità che hanno dei confini territoriali relativamente definiti, ma la vita economica non rimane racchiusa all'interno di quei confini. L'Italia, quindi noi abbiamo la coesistenza di frammentazione politico-territoriale, per esempio tanti stati, e una economia che invece è tendenzialmente globale o comunque transterritoriale. Questo crea una inevitabile, un inevitabile gap, un'inevitabile frattura tra ciò che tra le decisioni che possono essere prese sulla base delle domande di coloro che stanno su un territorio e le pressioni che vengono da un'economia che è largamente deterritorializzata. Il rapporto tra democrazia e economia è particolarmente complicato e delicato. Fra questi due ambiti c'è certamente complementarietà, si influenzano a vicenda, ma raramente, solo raramente, c'è quello che potremmo chiamare uno scambio virtuoso. Lo scambio virtuoso tra politica e economia si dà quando l'economia fornisce alla politica le risorse di cui la politica ha bisogno per
funzionare, e la politica in cambio offre e crea le condizioni che garantiscono la possibilità che l'economia prosperi. Questo è lo scambio virtuoso tra economia e politica, che però si dà raramente nella storia, si è dato molto raramente. Dimenticavo prima di dire che questa frattura tra una politica territoriale e un'economia che taglia attraverso i territori e che quindi genera pressioni che sfuggono al controllo di coloro che abitano il territorio, spiega perché i movimenti politici, sia di estrema destra che di estrema sinistra, abbiano spesso puntato all'autarchia economica, perché solo attraverso l'autarchia economica si può ipotizzare un controllo, almeno in linea di principio, totale della politica sull'economia. Quindi molto spesso c'è un'associazione tra i movimenti che puntano o a un controllo centralizzato autoritario o a un controllo capillarmente democratico sull'economia. In tutti e due i casi c'è una sostanziale richiesta di protezionismo e al limite di autarchia economica, senza la quale quel controllo è evidentemente impossibile. Dicevo che fra i due ambiti c'è complementarietà, ci sono influenze continue, reciproche, raramente si danno le condizioni di uno scambio virtuoso. A volte l'economia si mangia la politica, cioè la sottomette totalmente alle sue esigenze, altre volte, per la verità nella storia più spesso, la politica si mangia l'economia. Lo Stato predatore, lo Stato che si impone su tutti gli aspetti o che domina l'economia, è un esito probabile, perché chi controlla le risorse coercitive a un certo punto decide di usarle anche a scapito della... Normalmente questo porta con sé delle conseguenze, cioè la politica adotta un atteggiamento predatorio verso l'economia, la sottomette perché nel breve periodo sente per esempio il contrasto, i mercanti sono troppo forti, hanno una forza economica maggiore o in crescita rispetto alla burocrazia celeste, e la burocrazia celeste fa a un certo punto piazza pulita, cioè li ridimensiona. Nel breve termine questo è un vantaggio, ma nel medio-lungo termine no, perché questo porta alla decadenza economica, e la decadenza economica a sua volta ha delle conseguenze negative sulla politica. In un bellissimo libro, secondo me, credo praticamente sconosciuto in Italia, che si intitolava Systems of Survival, una antropologa e sociologa americana trasferitasi in Canada e morta credo non tanto tempo fa, che si chiamava Jane Jacobs, che secondo me meriterebbe di essere famosa quanto Hannah Arendt, ma mi devo dire con una certa vergogna che ho letto molto tardi alcuni dei suoi libri. Il libro a cui mi riferisco, me ne parlerò perché ha a che fare col rapporto tra economia e politica, ma lei era già era diventata famosa negli anni 60 per un libro che ho letto molti anni dopo, perché non rientrava nell'ambito dei miei interessi, però rendendomi poi conto dell'importanza del testo, che era un libro sulla morte e vita delle città americane, ed era in realtà un attacco frontale alle ideologie urbanistiche di taglio costruttivista che allora dominavano il panorama culturale occidentale. Uno splendido libro degli anni 60. Il testo di cui vi parlo, che credo sia l'ultimo che ha scritto, del 92, è un testo in cui parla del rapporto tra economia e politica da un particolare punto di vista. Cioè lei dice: gli esseri umani condividono un'attività con tutti gli altri animali,
e ne hanno una che è loro specifica. L'attività che condividono con gli altri animali è quella di prendere dal territorio ciò che serve per il sostentamento e cercare di controllare il territorio che dà loro sostentamento. E questo la condividiamo con tutti i viventi. Ma gli esseri umani fanno un'altra cosa, hanno anche una seconda attività. Questa seconda attività consiste nel produrre beni e nello scambiarli. Questo fa sì che ci siano due esigenze, e nelle società complesse questo dà luogo a gruppi occupazionali e professionali diversi, due esigenze sempre presenti: il controllo, quello che è affidato, e per gli studenti di filosofia è facile capire perché usi questa espressione, quello affidato ai guardiani, e lo scambio, il commercio, che in questo caso è usato in senso lato, indica anche la produzione di beni e non solo la circolazione attraverso lo scambio. Queste due diverse attività, che sono obbligate a convivere, che convivono nella stessa persona, nelle società più semplici, e in gruppi occupazionali diversi, man mano che si sviluppa la divisione del lavoro, danno luogo a quelle che lei chiama due diverse sindromi morali, cioè un insieme di prescrizioni su come ci si deve comportare lavorando nel commercio o appartenendo alla casta dei guardiani. E queste prescrizioni morali, che poi le persone seguono o non seguono, ma quello che conta è che sono costantemente presenti, che tendono a riprodursi, sono antitetiche. Ognuna di queste prescrizioni ha il suo opposto nella prescrizione che vale per l'altro. Faccio alcuni esempi, non è completo. La sindrome morale che è collegata al commercio si compone di prescrizioni come: non devi usare la forza, devi contrarre accordi volontari con i tuoi partner, devi essere onesto nel commercio, perché una reputazione di onestà fa bene agli affari, devi rispettare i contratti, devi essere aperto all'innovazione, pronto all'innovazione e aperto all'innovazione, devi essere ottimista sul futuro, cioè devi essere ottimista non solo sul futuro di tutti, ma anche sul futuro delle tue imprese, devi essere parsimonioso, devi essere industrioso, devi essere competitivo e altri. Ma quello che mi interessa è vedere come si contrappone all'altra sindrome, si contrappone punto per punto. Qui abbiamo prescrizioni morali del tipo: devi rispettare la gerarchia. Qui la prescrizione non è che devi essere onesto, ma devi coltivare il senso dell'onore, devi accettare la disciplina. Non devi essere parsimonioso, devi essere prodigo, e devi essere non ottimista, ma devi essere fatalista, cioè accettare ciò che la sorte ti dà. Queste due opposte sindromi si ritrovano costantemente, naturalmente mescolate, perché sono tipi ideali, no? E inoltre le persone non le seguono spesso e volentieri, ma sono tipiche di due mondi che, come dire, coesistono secondo la Jacobs in tutte le società e danno luogo a tensioni continue. Per esempio, il mondo dei guardiani ha un tabù, ed è il tabù del commercio. Normalmente chi appartiene al mondo dei guardiani disprezza coloro che si dedicano al commercio. La ragione, probabilmente, osserva la Jacobs, è legata al fatto che bisogna instillare in chi lavora nella cosa pubblica, sostanzialmente, una riprovazione per il commercio, altrimenti costui potrebbe fare commercio per fini privati della cosa pubblica stessa. Una delle, tra l'altro, delle conseguenze è che, per esempio, la scienza ha molte delle prescrizioni, fa proprie molte delle prescrizioni del mondo del commercio. Qui devi essere onesto, devi contrarre
rapporti volontari, quando si va a lavorare insieme a un progetto di ricerca la scelta è volontaria, non, qui non vale il principio della autorità gerarchica se non nel lavoro, ma nel lavoro tecnico della ricerca, ma vale l'autorità del risultato. Mentre il mondo intellettuale non scientifico tende a seguire le prescrizioni del mondo dei guardiani, questo è un punto interessante. Spesso gli intellettuali fanno proprio, per esempio, il tabù del commercio. E il mondo intellettuale ha spesso un atteggiamento anti vita economica. Secondo la Jacobs, questo dipende dal fatto che, almeno in Occidente, non solo in Occidente, ma nel mondo occidentale, in larga misura il lavoro intellettuale è potuto vivere a lungo grazie al mecenatismo dei guardiani, di coloro che avevano ruoli di tipo coercitivo. È una tesi discutibile, ma comunque interessante. Nelle società complesse, guardiani e uomini del commercio, cioè agenti economici, si trovano a svolgere, ad avere, occupare ruoli professionali diversi. I mercanti, intesi come gli operatori economici e i guardiani. Questo discorso perché interessa la democrazia? Perché nelle democrazie il conflitto fra le esigenze dell'economia e della politica, e per esse tra quelle che la Jacobs chiama le due sindromi del commercio e dei guardiani, si presentano alla luce del sole. La democrazia ha la caratteristica di rendere la tensione fra queste due posizioni morali in larga misura trasparente e pienamente visibile. Dovrebbe esserci complementarietà, ma non c'è, se non per brevi e per lo più eccezionali periodi, e c'è soprattutto, secondo la Jacobs, dove le persone, cambiando ruoli, passando da ruoli politici a ruoli economici e viceversa, sono sufficientemente flessibili da adottare nelle diverse professioni, negli diversi ambiti, l'abito morale corrispondente, cioè che non trasferiscono da una parte all'altra l'abito morale proprio dei guardiani nell'ambito economico o dei mercanti nell'ambito politico. Il che però accade di rado, e si tratta comunque di una soluzione instabile, destinata a passare rapidamente. Scendendo di livello, sì, allora cerco di arrivare. Non più di mezz'ora direi. Dunque, abbandono la Jacobs per fare un ultimo discorso su rapporto tra democrazia e economia. La democrazia e l'economia trovano un faticoso, sempre faticoso, modus vivendi solo nelle fasi di espansione economica. Nelle fasi di crisi economica, come entrano regolarmente in rotta di collisione. La crisi economica attuale, cominciata possiamo dire nel 2007 con lo scoppio della bolla immobiliare negli Stati Uniti, che poi come un virus che muta ha cambiato pelle, è diventata crisi dei debiti sovrani e così via, è la crisi economica attuale, ma questo vale anche per le crisi economiche del passato, ha messo democrazia e economia in rotta di collisione, perché le domande che sorgono all'interno sono domande di protezione. Naturalmente ai guardiani si chiede protezione, e la protezione non è solo protezione fisica, è anche protezione di posti di lavoro, protezione di occupazione e così via, protezione di aziende che rischiano di fallire. Le banche se la sono cavata meglio da questo punto di vista in termini di protezione, ma la domanda di protezione è forte e diffusa. La domanda di protezione è una domanda irresistibile, perché tocca gli interessi a breve termine dei politici democratici,
i quali hanno il problema delle scadenze elettorali, hanno il problema del consenso. Ma queste domande di protezione a breve termine, così forti, così potenti, così irresistibili, hanno come contraccolpo il fatto che in molti casi ritardano la ripresa economica, cioè l'interesse politico a breve termine entra in conflitto con l'interesse economico a medio termine. Questo spiega per esempio la frenata, che non vuol dire la fine, perché il processo è molto più complesso, ma la frenata del processo di globalizzazione. La frenata del processo di globalizzazione è data anche semplicemente dal fatto che, siccome devo proteggere le mie aziende, siccome devo proteggere l'occupazione, devo chiudere almeno un po' il mercato. E quindi, se tanti stati fanno politiche di parziale chiusura del mercato, ricorrono a forme protezioniste sofisticate. Adesso le forme del protezionismo sono molto più sofisticate di quelle precedenti. Un tempo si alzavano le barriere tarifarie e buonanotte, adesso ci sono mezzi più complessi e sofisticati, anche perché il commercio è diventato molto più complesso, e essendo esplosa la quota legata per esempio agli investimenti esteri, no? Allora introdurre elementi protezionisti adesso implica politiche più sofisticate, ma queste politiche vengono praticate, e vengono praticate come forma di difesa, come risposta delle singole democrazie o dei singoli aggregati politici a una minaccia rappresentata dalla crisi. Naturalmente questo può anche innescare circoli viziosi molto pericolosi per la democrazia. E si guardi a che cos'è accaduto da ultimo in Europa. L'Europa ha subito una botta molto pesante dalla crisi economica. Per la verità bisogna ricordare che la crisi europea comincia prima, e comincia con il referendum francese del 2005 sul cosiddetto trattato costituzionale, e quindi prima dello scoppio della crisi economica, perché già lì si era manifestato un nodo, una difficoltà dell'Europa. Ricordo che lo slogan, fondato su un'idea che non stava in piedi, ma lo slogan che spinse una parte ampia dei francesi a votare no al trattato era la paura dell'idraulico polacco. I mariti, dici forse. Comunque l'idraulico polacco non era naturalmente una minaccia per i francesi, ma l'idea che se passava il trattato, no, se fosse passato il trattato, sarebbero stati invasi da artigiani, professionisti di ogni tipo, che in arrivo dall'est, che avrebbero tolto il lavoro ai francesi. Questa fu un'idea vincente nel referendum e portò alla sconfitta del trattato in uno dei paesi chiave dell'Unione, quindi non in un paese marginale dell'Unione, ma uno dei soci fondatori con maggiore peso. Quindi la crisi era già cominciata, la crisi dell'Europa, ma è stata certamente accelerata dalla depressione economica, con perdita di solidarietà molto netta tra gli stati membri e crescita di movimenti anti-europeisti praticamente in tutta Europa. Questo è sembra chiaro, qualche cosa sul rapporto tra economia e politica ce lo dice, e chiuderò qua, che se non c'è una ripresa economica, non solo traballano molte democrazie, ma quasi certamente va in pezzi anche l'Unione Europea, cioè uno sforzo di 50 anni di costruire l'unità del continente. Non sappiamo come se ne esce, però possiamo dire che le scienze sociali aiutano a dimostrare, secondo me, la validità del vecchio detto secondo cui l'uomo propone, Dio dispone. Nel senso che la complessità del mondo non solo esclude che sia possibile padroneggiarlo nella sua interezza dal punto di vista concettuale o teorico, non possediamo nessuna
teoria generale della società, ma solo teorie parziali su questo o quell'aspetto. Esclude anche che sia possibile prendere decisioni collettive che non producano a loro volta cascate di conseguenze non intenzionali. Nessun cosiddetto potente della Terra è in grado di sapere con precisione quali saranno le conseguenze, tutte le conseguenze delle sue decisioni. Studiamo la società non perché crediamo che essa possa essere guidata dalla scienza, la studiamo per procurarci qualche limitato e